perché lei sostiene che la borghesia sta trionfando, ad esempio? Perché... Ma lei non critica anche il Partito Comunista contemporaneamente e non si pone come un precursore della contestazione? Sì, questo è vero, è oggettivamente vero, insomma. La borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la vera rivoluzione della borghesia. La civiltà dei consumi è la vera rivoluzione della borghesia e non vedo altra alternativa, perché anche nel mondo sovietico in realtà la caratteristica dell'uomo non è tanto quello di essere di aver fatto la rivoluzione, di vivere eccetera eccetera, ma quello di essere un consumista, insomma. Se la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso, osservando questa città, proviamo la sensazione assolutamente inaspettata. La sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere... diciamo così, tra metafisico e realistico. Metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricordo mettiamo certe pitture metafisiche di De Chirico, e realistico perché anche vista da lontano si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà. Come ci spieghiamo un fatto simile che ha del miracoloso? Una città ridicola, fascista, improbabilmente ci sembra così incantevole. Bisogna esaminare un po' la cosa, cioè Sabaudia è stata creata dal regime, non c'è dubbio. Però non ha niente di fascista in realtà, se non alcuni caratteri esteriori. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Sicché Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l'ha ordinata, ma trova le sue radici in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire. Cioè è la realtà dell'Italia provinciale, rustica, paleoindustriale, eccetera, eccetera, che ha prodotto Sabaudia e non il fascismo. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Mi hai mandato a chiamare. Bene. Eccomi. Eccomi qui. Ti ascolterò di buon grado. Anche se tu mi odi ormai. Sentiamo, che novità ci sono? No, nessuna novità. Volevo soltanto che tu mi perdonassi. Lo so bene che mi attende un esilio senza amici. E tutto il resto è inutile ormai. Io sono stata ingiusta. E tu hai fatto bene a comportarti così. Perdonarti? Ma sì, ti perdono. È tutto ciò che ti chiedevo prima di andarmene. Ti ringrazio. Addio. 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 È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato. Prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te. Sei tu. Ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.